sarebbe stati? No. Cioè, credo che la nostra comunione con Mario Chiesa sia diversa. No, penso però che in effetti il libro, al di là anche dei nostri meriti, dell'eventuale bontà del lavoro che abbiamo fatto, stia mostrando che c'è una insofferenza forte dentro l'opinione pubblica, che non è un'insofferenza di pancia qualunquista, è qualcosa di più serio, di più strutturato, e dal punto di vista del mondo della politica perfino un po' più pericoloso. Politica sono sicuramente loro, e dico di più che diciamo, c'è una responsabilità collettiva in tutta questa vicenda, una responsabilità che sicuramente comincia da lontano e ha a che fare con un sistema politico fortemente autoreferenziale, con un sistema politico che era incapace di innovarsi, un sistema politico che è sostanzialmente dominato dalla gerontocrazia. Se pensate che abbiamo il capo del governo che ha 68 anni e quello dell'opposizione che ne ha 70, e chi si candida a sostituirlo ne ha sicuramente più di 50, è sufficiente questo per capire qual è la situazione. Ci sono dei sentimenti di malessere all'interno di molte persone per bene che stanno dentro al Parlamento. Non è vero che sono tutti uguali. Cammarata a Palermo non è uguale alla Moratti a Milano. Gianluca Orlando a Palermo non è uguale a Chiamparino a Torino, sono cose diverse. Ed è un tema questo che riguarda sia la destra sia la sinistra. C'è della gente che soffre di questa situazione, solo che il sistema è tale che anche le posizioni di radicale dissenso, e ce ne sono, vengono in qualche modo globate, inghiottite, neutralizzate dal sistema. Sicuramente qualcosa è cambiato. Ora, dire se sia cambiato il meglio o il peggio è un po' complicato. I numeri dicono che c'è stata a un certo punto una flessione di queste spese della politica, e poi a un certo punto però sono ricominciate a ricrescere in un modo impressionante e incontrollabile. La cosa che fa impressione in tutta questa vicenda è che nessuno si sia posto il problema, dopo quella stagione terribile, nessuno si sia posto il problema che proprio questo poteva diventare un nuovo fattore di frattura tra il corpo, diciamo, tra la politica e la società civile, una frattura che sta diventando sempre più profonda e se non fanno qualche cosa anche insanabile. La prima rivolta contro un certo sistema politico, partitico, finì per sfociare nella Lega, trovò sfogo nella Lega, la seconda trovò uno sfogo nella magistratura, nella idolatria nei confronti di Pietro e di altri magistrati, la terza ha dato grande spazio a Berlusconi. Adesso in questo momento sinceramente io non so dove possa andare un'altra ondata, non ho idea di dove possa portare, non so se possa portare a un allontanamento dalla politica oppure a qualcosa invece di diverso. Ho appena fatto una video chat con gli editori del Corriere della Sera, no? Ed è stata impressionante, nel senso che le reazioni di migliaia e migliaia di persone collegate sono diverse, però c'è dentro anche un sacco di voglia di fare. Io conosco abbastanza bene Beppe Grillo, che è un amico, cui voglio bene, e conosco bene le persone che sono fedeli a Beppe Grillo, che sono vicine a Beppe Grillo, che stimano Beppe Grillo, e sapere che non possono avere tutti questi uno sbocco qualunquista. C'è qualcosa di diverso e io credo che ci sia anche tanta voglia di partecipare, di far politica, certo in maniera ovviamente molto diversa da questa. Grillo.